Super Beige dato da Marta. Confermo appieno quello che già ho detto, per me lei è disarmante, sia la sua tecnica ma proprio le emozioni che riesce a trasmetterti. Io stavo vivendo l'angoscia, una sana ragazzi angoscia. Lei è fantastica perché ha raccontato in maniera assurdamente realistica veramente i disagi mentali. C'è una cura dei particolari, anche il cerchio macchiato, c'è una cura su tutto. Qui non c'è solamente tecnica, non c'è solo danza, c'è veramente un trasporto emotivo enorme. Allora possiamo dirlo ufficialmente a questo punto, Virginia, che sei la fate sfida nel team giallo. Complimenti Virginia, noi ci vediamo alla prossima fase, buon lavoro. Grazie. Ed ecco che arriva 15, il numero dei talenti confermati nel team giallo, e noi presentiamo un altro super beige. Lei è Nicole Iozzi. Riguardandolo ancora una volta, sono sempre più convinto della scelta fatta. Nuovamente mi hai molto emozionato, quindi sì, ci sei riuscita e ammiro tantissimo la tua fluidità nei movimenti. Allora possiamo dirlo ufficialmente, Nicole, che sei alla fase sfida nel team giallo. Buon lavoro Nicole, grazie. E arriva a 16 il numero dei talenti nel team giallo. Adesso entriamo nel vivo della puntata, inizieremo con le esibizioni, però coach, siete in quattro, è possibile una situazione di parità, è per questo che verrà nominato un capitano, sapete già chi tocca questo compito, accogliamo Davide Baccassoni. È arrivato il momento di individuare il capitano del team giallo, che, insomma, il coach che si prenderà quella responsabilità di fare la scelta nel momento in cui dobbiamo individuare il talento, perché magari c'è l'intervento di una decisione più responsabile. Abbiamo individuato per questa puntata Esther. Quindi sarà Esther il capitano del team per questa puntata. Grazie Davide. Chiamo Domenico Agostino. Questo suono mi appartiene, lo tengo dentro me. Per me è come una magia, come l'isola che non c'è. Esther, mi ricordo il tuo balletto insieme a Marta. Sei stato tu a dare il beige a Domenico. Ma assolutamente, a me le sue performance affascinano sempre. Poi lui scrive lui i testi e sono dei testi che funzionano. Quindi per me è completo. Domenico, ti invito a prendere posto sul primo podio. Grazie, grazie Domenico. Grazie. Amadou Diallo. Perché la natura così splendida, armoniosa, è capace delle peggiori di atrocità. O meglio, perché ci sono più poveri che ricchi? Il contrario, non sarebbe così male, eh? Arriva, però non vorrei esprimere troppo. Adesso vediamo cosa succede. Stiamo giocando il qui e ora. Ha fatto delle belle cose, oggi era un po', non so se, è un po' strano, mi sembra un po' diverso, cosa è successo non lo so. Può essere lo stress. Io invece voglio dirgli che ha fatto un bel percorso, io dalla sale prove ad ora sono tanti passi che abbiamo fatto in avanti, quindi significa che puoi credere in questo tuo sogno, studia perché ci puoi arrivare tranquillamente, perché ho visto fare dei passi in avanti. Grazie Esther, Amadou, puoi accomodarti pure sul secondo podio, grazie. E da questo momento, coach, che sarete chiamati a votare, quindi massima concentrazione, e io chiamo Monica Bordino. Con le mani nel fango per cercare il destino, tu diventi più bello ad ogni tuo respiro. Gli amici a casa forse non lo hanno notato, ma quando ha detto diventi più bello ad ogni tuo respiro, guardava me. L'ho detto al maschile, guardavo te in guardava effetti. Me. Ti ho allora anche indicato, sai? Coach, ci siamo tutti tranne Esther, che poi darà la sua preferenza alla fine. Podio sì o podio no per Monica, votate ora. Carlo? Carlo? Due sì e un no, Esther sei decisiva. Podio sì! Quindi Monica grazie prende mille posto su un podio. Adesso nuovamente coach, dovrete dirmi con chi vorreste sostituirla. Tutti tranne Esther, votate ora.
3 per Amadou, quindi la sostituzione avviene con Amadou. Esther, tu sei anch'io mi trovo d'accordo. Allora facciamo un applauso a Monica che grazie ancora ragazzi prende grazie. Il podio. Amadou, Amadou vieni pure al centro del palco, facciamo un applauso ad Amadou. Vincenzo, guarda, io sono nervoso con il team giallo, però Amadou hai fatto qualcosa di straordinario. Io te lo dissi già all'Academy, dandoti anche dei consigli, nel senso di semplificare, di creare qualcosa che possa supportare il tuo linguaggio, che non è perfetto. Però nel momento in cui tu reciti, anche se a volte le parole ci sfuggono, e chiaramente riesci ad evocare delle immagini. Una Io sono capacità. Contento che lui abbia portato qui la sua storia, il suo racconto, perché non è semplice raccontare quello che lui ha vissuto, noi non lo viviamo. Assolutamente sì. E quindi tanto di cappello, lui deve asciugare, grazie, deve capire tutto. Grazie Amadou per essere stato grazie con noi. Grazie a tutti. Grazie. Marchigno. Piata questa gente che mi fa senza un sogno per dar vita alle parole che da tempo giacciono dentro al mio cuore. Coach, mani sulla pulsantiera a tutti tranne Esther. Podio sì o podio no per Marchigno, votate adesso. 3 sì, quindi podio sì per Marchigno. Esther, saresti stato d'accordo? Sì. Vedo che sì, annuisci. Sì, anch'io, sì. Ok. Sono stata io a beggiare Marchigno e rimango della mia idea. Grazie Esther, adesso dovrete dirmi con chi vorreste sostituirlo. Da una parte Domenico, dall'altra Monica. Coach, tutti tranne Esther, votate ora. Monica, sì. Puoi accomodarti pure sul podio. Monica, invece tu vieni qua con me, io ti raggiungo qui al centro del palco. Però sono triste per Monica, perché per un attimo ho sognato che loro avessero potuto fare qualcosa di sorprendente. Secondo me è un errore, perché non si può prendere una voce così raffinata, così matura, così elegante, far cantare questo brano bellissimo, ma secondo me non adattissimo, adatto a te. Ma anche questa serie Coach mi hanno un po' deluso. Monica, mi dispiace grazie. Tanto, grazie a grazie te. Grazie a tutti della bellissima esperienza e di quello che ho imparato ancora, perché non si finisce mai di imparare. Grazie. Brava Monica, grazie. Grazie a tutti. Grazie Monica. Ciao. Forza ragazzi. E quindi io chiamo Marchigno, vieni pure Marchigno, vieni Domenico. Perché possiamo dirlo ufficialmente, possiamo ufficializzare l'ingresso alla fase sfide del Team Giallo! Complimenti, vediamo che arriva a 18 il numero di talenti del Team Giallo. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima fase, buon lavoro, complimenti, grazie a voi ragazzi, grazie! E prima di salutarci mettiamo un po' di... Pepe nei nostri coach, voi lo sapete, è il momento di Davide Paccassoni. Buonasera, eccomi tornato. Eccomi qui. È il momento di fare un po' il quadro della situazione del percorso fatto dal Team Giallo. Un team che ha sempre messo davanti l'idea della condivisione, ha sempre voluto condividere, lavorare in team. Condivisione di idee, condivisione di scelte. Alla lunga le forti personalità del Team Giallo ha fatto emergere la loro qualità di leadership e quindi mi piacerebbe averli tutti e quattro qui, perché quattro grandi personalità come loro hanno sicuramente bisogno di prendersi questo momento e questo spazio. Quindi Marta, il Sonico, Esther e Carlo. Ecco tutti i coach del Team Giallo che raggiungono il centro del palco. E siamo pronti per ascoltare cosa ha da dirvi The Coach. Team Giallo. Come mai siete in quattro lì? Esther, non ti avevo già mandata a fase sfide? Allora, per favore, torna al tuo posto. Ecco,
eccoci qui. Immagino che vi piacerebbe raggiungerla. E sarà così. Ma non per tutti. Uno di voi dovrà lasciare lo studio. Marta, non sei tu a dover lasciare lo studio. Torna pure al tuo posto. Carlo, il sonico, solo uno di voi due proseguirà il suo percorso. Il coach che deve lasciare lo studio è... il sonico. Facciamo un applauso ai nostri coach. Carlo, puoi tornare pure in postazione. Il sonico. Sono molto dispiaciuto. Grazie, il sonico. Grazie per essere stato con noi. Devo chiedere di lasciare lo studio. Grazie. Grazie Davide, accompagni. Grazie a voi. Tu il sonico, grazie ancora. E beh sì, c'è anche un po' di delusione a volte, no? Quando un percorso viene interrotto e lui ha lanciato io credo una pietra. Che per un attimo anche De Gocce sia stato in estrema difficoltà. Anche lui che sa tutto, perché veramente scegliere qui era difficilissimo. Diventa io sono triste e non ho parole. Eh beh, insomma, esco da questo gioco. Credo di uscire a testa alta. Un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Vi abbraccio. Lo sapete che potete contare su di me. Io sono ancora qua. Sonico, torna in studio perché ti rimetto nella squadra, Sonico. Un colpo al cuore. Tutto bene? Sì, è chiaro che... come dire... lo dico sempre, questo è un frullatore, quindi ogni volta ci sorprendete. Io mi sento a mille e sono contentissimo. Coach, allora bentornato il sonico nel team giallo e io vi chiedo pure di tornare alla vostra postazione. Grazie. Alla fine di questa puntata io ringrazio il nostro pubblico, grazie opinionisti, grazie coach, grazie voi amici che ci seguite da casa, e noi come sempre vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!